Ciao a tutti, io sono Visto Avvistato e oggi andremo a vedere i miei video su Favij. Questo è il mio primo video, andiamo a vederlo subitissimo. Bella a tutti ragazzi, è il suo motto per iniziare un video. Oggi parlerò di Favij e della sua vera identità. Io me lo ricordo questo. Inizio dicendo che Favij è uno scolapasta. Sì, Favij è uno scolapasta. Allora, io non sapevo il motivo, non sapevo nulla, cioè il mio modo di fare video è cambiato, cioè perché ho detto scolapasta, cioè che senso ha? Vabbè. Non ci crederete, ma è così. Va bene. Se prendiamo le lettere... Ok, visto. Il suo nome F-A-V-I-J e accentata U-N-O-S-C-O-L-A-P-A-S-T-A. Allora, qua, non so se... Ok, aspetta. Fermi tutti. H, vabbè. L, A. Bresaola, vabbè. C'è scritto 3 uguale 53. Al contrario, se lo leggete, è Rosario Muniz. Non so se sapete chi è. S. Basta, basta. Scala 40. Alfabeto. E riuniamo. Possiamo dedurre che Favij è uno scolapasta. Va bene. Vi chiederete, chi te lo dice? Cartellone lo dice. E qua arriva Cartellone, cioè arriva, pum, sfonda il muro della barriera del suono e pam, Cartellone. E quello che dice Cartellone è la verità. Perché si sa che quello che dice Cartellone è sempre la verità, sempre, sempre. Quello che dice Cartellone è la verità. E poi i suoi video hanno qualcosa di strano, specialmente quelli su Happy Wheels. Giustamente, quelli su Happy Wheels sono quelli che hanno più problemi di video. Vi dico solitamente... Anzi, solamente che i video su Happy Wheels di Favij hanno un inizio, ma non hanno una fine. E tutto quadra con quello che ho detto motociclo. Cosa vuol dire motociclo? Ci sono delle musicassette, vabbè. Ok. Sono troppe le prove su Favij in cui lo ritraggono sopra un ciliegio. E vi chiederete, cosa ci fa Favij sopra un ciliegio? È semplice, raccoglie i fagioli. Le due iniziali di fagioli corrispondono con le due iniziali di Favij. Lettera F e A. Di F A V I J I. Quindi ragazzi, non ditemi che Favij non è un crostaceo e è una scolapasta. Perché se no, giardino a tutti con un estintore. Vabbè. E questo era uno dei miei primi video su... Anzi, era il mio primo video, è stato il mio primo video su Favij. Che tra l'altro ho fatto un po' di visual, però un bel po' di dislike. Questa è La Verità Oscure 2, il ritorno. Questo è diverso, è molto diverso. Cioè, tre anni dopo l'ho fatto circa. Siamo rimasti due anni e mezzo con... dopo. Che Favij è uno scolapasta. Sì. Adesso torna tutto indietro. È uno scolapasta. Torna indietro. È passato molto tempo dalle verità oscure su Favij, ma io non mi fermo davanti al tempo e non mi fermo davanti al tempio. Ok. Favij, preparati. Potrebbe sembrarvi strano, ma Favij non è solamente uno scolapasta. E che cos'è? Favij, in realtà, è un set completo di pentole posate al costo di 20 euro e le prime 400 telefonate potranno prendere anche pappagallo per fare la pipì durante la notte. Offerta incredibile in quel di YouTube Italia. Favij, comprate Favij perché vi porterete a casa un set di pentole completo e posate a soli 20 petrol dollari e con la tariffa europea sono ben 4.734 milioni di euro dollari. Cosa aspettate? Chiamate il 02000000 adesso. Solo per voi un set completo di pentole posate al costo di 20 sterline filippine. Quanto valgono 20 sterline filippine? Comunque, comunque è un loop, no? Quindi, dopo aver sentito l'offerta, abbiamo capito chi è realmente Favij. Sentiamo chi è. Cioè... un set completo di pentole posate al costo di 20 gemme di Clash Royale, offerta da prendere al volo. Abbiamo fatto anche un cartellone pubblicitario per questa grande offerta. Vediamo il cartellone pubblicitario. Ah, ecco il cartellone. Cartellone veramente. Ok, avete capito che Favij non è solo uno scolapasta, ma è un... Ok, sentiamo adesso. Set di pentole completo e posate al costo di 20 monete d'oro dell'anno 20 avanti Cristo e alle prime 300 miliardi di telefonate 300 miliardi di telefonate, anche gli alieni chiamano. Un vaso di Pandora immaginario. Immaginario. Se avete telefonato ci sarà stata una signora a rispondervi e avrà detto: pronto?
Pronto? Lei chiama per il... set completo di pentole posate al costo di 20 microfoni usati durante l'edizione del Festival di Sanremo del 1975. 1975 pure. Lei è il 15° a telefonare, quindi può avere in regalo la salma di Tutankhamon. Cioè, avere la salma di Tutankhamon? Vorrei avercela io, cioè. Direttamente a casa sua. Quindi, se volete acquistare Favijay, c'è il... set completo! Qui ho sbagliato a dire, ho detto c'è il, invece che cioè il... di pentole posate al costo di 20 attori bolognesi! Bolognesi? Basta che chiamatelo 02000000! Ma sicuramente chiamerò. Poi, nessuno sa che ho fatto anche le battaglie rap epiche, ok? Favijay vs Stepney. Andiamo a vederle, perché potrebbe essere carino, ok? Andiamo a vederle intanto. Battaglie epiche tema YouTuber. Oggi ci saranno come protagonisti due big di YouTube Italia. Pronti? Favijay contro Stepney. Lascia un commento scrivendo... non dire niente, non dire niente. Il tuo preferito. Cominciamo. Via! Provo a rapparla leggendo solo le parole. Bella a tutti, sono Favi, Favi Favijay. Faccio tutti i giorni dei video gameplay. Guarda pure tu dei video face to face. Lascia stare Stepney insieme a tutti i mates. Sono Stepney, tutto questo non mi piace. Adesso te lo dico, fai più schifo dell'antrace. I miei sono più forti, non li batterà nessuno. Ti segnalerei, siamo 4 contro 1. Tu non mi spaventi quando stai su YouTube. Sei Mister Satan mentre sono Majin Buu. Sono il più famoso di YouTube Italia. Tu fai anche più schifo, ti servirà una baglia. Preparati col dissing più grande della storia. I tuoi video fan parte solo della preistoria. Cambio canale, dai, lo dice anche il DJ. Di la verità, sei un falso J. Fai 3 video al giorno che fanno più schifo della peperonata a mezzogiorno. Non te l'aspettavi questa rima così bella. Sono Favijay, la mia arma è la Nutella. Certo, lo so che la tua arma è la Nutella. Non me la ricordo, quindi devo per forza leggere. Infatti dei brufoli nelle tue cervella. E video con Greta persino in autobus. Perché fece dei video, o un video solo con Greta Minchi, vabbè. Notavo con piacere il calo di views. La battaglia rap già finita, mamma mia. Dissing rap contro Favijay. Comincerò parlando di YouTube e Favijay. Sulla strumentale DJ Shock, ma qual è il DJ? Così farò più viso a solo tag da copia e incolla premi play. Metrica banale, dici non ci riuscirei. Bella a tutti, cominciamo per un video spazzatura. Chiunque ti ha schifato pensa pure il font futuro. Allora, il font futura è un font, un carattere chiamato anche così, di testo, cioè dove puoi scrivere col font futura, vabbè. Futura, non esseri viventi ma persino digitali, vegetali e la verdura. Prendo un po' di fiato, sono pieno di catarro, forse poi... pieno di catarro. Poco un po' malato, dicono tu sei avvistato, forte come un carro armato, cambio subito lo stato. Vado adesso in uno stato, non ho voglia di vedere Favijay, peccato. Gli ho detto sono visto, avvistato, lo youtuber molto amato. Poi una piccola chicca da dire, eh. Lui non mi ha risposto e mi ha guardato. Io con fare attonito male l'ho guardato. Favijay, dimmi se ti basta. Dimmi se ci credi in un bella, poi dopo basta. Dimmi se ti garba, spegni quel volume che mi stanca. Ritornello ricopiato ma nessun ci casca. Anche quando parli a bambera le onde non sei come me. Ha visto bambera risponde onde magne, onde stagne, donde stagne, sponde ragne, bolle ronde sulle sonde. Vedo lo youtuber sulle sponde. Piccola pausina per pensare a cosa dire Favijay. Se peggio della Dusso ne... qua è un termine puramente casuale, no? Il programma di mai dire gol. Ho fatto centro dentro un centro di rientro. Stai più attento, para bene. Sei più tossico di un parabene. Prende bene, togli il sottofondo, impara bene. Chiudi il tuo canale, venderei persino un rene. Mi sono calmato, fra poco vado. Qui ho dovuto stoppare perché mi era successo qualcosa, quindi ho stoppato la cosa e poi... perché la canzone è pre-registrata e poi l'ho ridoppiata, diciamo così. Cioè mentre sentivo ridoppiavo come si fa di solito. Usando Boato. Boato è una mossa dei Pokémon. Non ce l'ho con Favijay d'altro canto. Qua Favijay mi disse in una sua reazione: ah, guardate qua, lì si è spostata la telecamera. E alla fine tutti nei commenti, ma anche adesso mi ritrovo: ah, ti si è spostata la telecamera. Cioè, ok, e quindi in realtà io questo pezzo di video lo rifeci. Cioè, io rifeci questa parte di video. Però ho pensato: ah, questa parte è più divertente perché mi si sposta la telecamera. È un modo per scherzare. Sono mister educato. Mettimi un mi piace, se ti piace non mi spiace. Dopo tace, succo ace. Qui succo aci e
C'è come faccio e brucio quasi come braccio, cambio rima sulla cima. Ricordate ACE. La rima, cambio clima, condividi stima. Questo video ti allucina, d'allucina. Non dimenticare l'iscrizione, falla prima. Un saluto ACE da vista. Allora, quasi come enzima. Avvistato come enzima, perché ACE. Perché enzima? Perché il parabene è un enzima. Detto prima. Direi che il video finisce qua. Scusate per l'audio, però non sono tanto pratico ancora con questo software. Si chiama OBS, che lo utilizzo per registrare. Io di solito registro con fotocamera e microfono esterno, che registro con l'audio del PC. Invece qua è tutto insieme, video, audio, tutto insieme. Quindi ho cercato di sottare un attimo il microfono, però non so come funziona. Nulla, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, un commento. E se vuoi altri video, lasciami un commento e dimmi: vorrei la reaction sui tuoi video che hai fatto su, che ne so, Ciccio Gamer. Ne ho fatti due, credo, su Ciccio Gamer. Grazie mille, ciao a tutti. Tutti da visto avvistato.